Salve cari e benvenuti in questo nuovo video. Lo so, non pubblico tanto spesso, ma perché il mio pensiero è: io non voglio pubblicare 10 video in una settimana e di questi 10 video, 9 sono video di merda. Voglio pubblicare quando mi sento di poter fare un video per me interessante e magari anche per qualcun altro. Quindi vi invito a lasciare like a questo canale, iscrivervi se ancora non lo siete e perché ho in mente di fare anche un po' di format, ma nel momento in cui avremo raggiunto i 1000 iscritti. Quindi appena saremo 1000, 1000, 1000, appena saremo 1000, inizieremo questi nuovi format. Ce li ho già in mente, ok? Allora, oggi voglio parlarvi di un argomento che è molto, molto vicino a me perché l'ho vissuto, ovvero crescere prima del dovuto. Per chi non sa cosa vuol dire questa cosa, anche se è abbastanza chiara, vuol dire diventare adulti quando ancora non lo si è. E fidatevi, non è una cosa positiva e non è affatto bello dover crescere prima. Io l'ho dovuto fare, lo sto facendo tuttora. Sto facendo cose che non sono, cioè ormai sono cose che sì, sono adulto, quindi potrei fare tranquillamente, ma sono cose che non voglio fare, non mi piace farle, ma sono obbligato a farle. Io non vi ho mai parlato di me stesso, di quello che ho vissuto e non è questo il video, non so se uscirà mai un video del genere, perché dovrebbe durare 60 ore. Ok? Però io ho delle persone a cui badare, a cui stare dietro 24 ore su 24 e crescere prima del dovuto vuol dire bruciarsi l'adolescenza, vuol dire bruciarsi esperienze, vuol dire bruciarsi parte di vita. Perché io vi sto dicendo questo e soprattutto perché sto facendo un video in questo momento, questo video in questo momento? Perché quando vedo un ragazzo di 20 anni che ha già una casa, ha già un buon stipendio, ha una bella vita, fa quello che vuole nella sua vita, quindi ha libertà, cosa che io non ho mai avuto. Intanto sono contento per lui, per carità, perché è stato bravo nella sua vita a fare questa cosa. Però ci penso e dico, perché lui ha avuto queste possibilità e io no? Perché lui è stato così fortunato, perché ci vuole anche la fortuna, perché è stato così fortunato e io no? Perché questa è la verità, perché io sto così tanto sul cazzo alla dea bendata, quindi alla fortuna e al destino? Perché io sto così tanto sul cazzo a questi due individui? Veramente, non sto scherzando, io non ho mai avuto fortuna nella mia vita e ho avuto sfiga in generale, quindi insomma anche il destino non mi ha aiutato. Io non sono qui per piangere, ragazzi, Attenzione, vi sto dicendo quello che ho vissuto. Quindi non è qui per piangere, perché non è che vi dico, oh, aiutatemi. No, 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 no. Io non ho mai chiesto aiuto a nessuno e non lo farò mai. A costo di morire sotto un ponte, io non chiederò mai aiuto a nessuno. Questo deve essere chiaro. Ok. Però vi racconto quello che io penso. Semplice. E poi certo, stavo cercando di pensare a qualcosa di positivo nel crescere più velocemente. Una cosa c'è. Una cosa c'è, sembra una cazzata, sembrerebbe una cazzata questa cosa, ma in realtà è vera. Crescendo prima hai un'altra mentalità, quindi riesci insomma, a fare un passo in più con la mentalità e ho avuto buone esperienze, no, non troppe, ma comunque buone esperienze con MILF. Perché mentalmente ero più grande. Ero più giovane di età, ma mentalmente ero più grande, ero già adulto. E loro cercavano proprio questo. Sì, ma non è una cosa positiva, ragazzi. Cioè, in realtà, ripensandoci, non è una cosa positiva. Sì, è positiva. Una. Vogliamo contare le negative? Forse è meglio di no, forse è meglio di no. Comunque, quello che alla fine voglio dire, ragazzi, che non è una cosa dovuta a la persona, non è una cosa che posso decidere io, come non è una cosa che puoi decidere tu, è una cosa che viene, è una cosa che succede e
Raga, è così. Bisogna conviverci, oppure si fa un'altra scelta, nel senso, si dice, senti, io prendo sulle valigie, me ne sbatto i coglioni di tutti. Si fa la parte del figlio di puttana che scappa, ma va bene così. Va bene così. Se uno scappa dalla sua vita di merda per cercare di crearsi un'altra migliore da un'altra parte, sì, sei un figlio di puttana per delle persone, però tu sicuramente avrai una vita diversa e sarai contento nella tua vita. Avrai abbandonato delle persone? Assolutamente sì. Avrai sbagliato in quel frangente? Assolutamente sì. Però tu potrai dire di essere felice un domani. Invece, se rimani attaccato alla tua vita di merda e non ce la fai a cambiarla, butti via gli anni migliori della tua vita. E poi quando è che inizi a vivere? Spiegami, quando è che inizi a vivere? Quando hai 50 anni? Quando hai 50 anni o 60 inizi a vivere? Mi sembra un po' tardino. Ok, quindi è meglio passare da figlio di puttana o passare da bravo a persona e non vivere la propria vita? Questa è la domanda. Quindi, ragazzi, io ho dovuto vivere questa cosa. Sono dovuto crescere più velocemente di altri. Ho dovuto passare cose che non vi sto neanche a dire. E tornando indietro, cambierei qualcosa? Sì, cambierei qualcosa. Sì, scapperei. Scapperei, ragazzi, ve lo dico. Senza se e senza ma. Sbaglio? Non sbaglio? Farò il figlio di puttana? Preferisco scappare. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, grazie per avermi ascoltato, ci vediamo a un prossimo video.